Capisco l'imbarazzo e la tensione da parte del Partito Democratico, visto che in pochi mesi siamo passati dal far decadere un senatore condannato, al farci insieme la legge elettorale ed oggi a liberare qualsiasi tipo di delinquenti. Noi auspichiamo che, visto la coerenza che ancora una volta dimostra il Partito Democratico dando parere contrario al mio ordine del giorno, che sostanzialmente dice questo, dice che vista la situazione dal punto di vista della sicurezza urbana, che dal nostro punto di vista si aggraverà notevolmente dopo questi continui provvedimenti di svuota carceri, noi chiediamo che perlomeno alcuni investimenti da parte degli enti locali in materia di sicurezza urbana e in materia di supporto alla vigilanza locale, alla sicurezza urbana in generale, siano svincolati da quel famoso patto di stabilità degli enti locali che qua più volte il Partito Democratico e i suoi rappresentanti, ex amministratori locali, hanno detto che volevano cancellare, invece l'hanno inasprito. Ecco, su tutta questa diciamo, programmazione da parte del Partito Democratico dimostra che le parole sono una cosa, i fatti sono un'altra, sono altri, tant'è che oggi il governo dà un parere contrario ad un ordine del giorno che, ripeto, dice semplicemente svincoliamo dal patto di stabilità gli investimenti da parte degli enti locali in materia di sicurezza urbana. Questo dice l'ordine del giorno, c'è un parere contrario da parte del governo e questa ancora una volta è la risposta che il governo e la maggioranza danno ai cittadini, oggi vittime di furti e di aggressioni quotidiane, la risposta che loro danno è il fregarsene totalmente. Grazie.